Ciao ragazzi, come state? Benvenuti in un nuovo video. Oggi noi siamo qui a Bellinzona per fare un rookie. Partiremo da qui, poi andremo ad ogni stadio della Challenge League. E io ad ogni stadio vi spiegherò la capienza, quando è stato costruito e quando è stato ristrutturato. Quindi cominciamo subito con lo stadio comunale di Bellinzona. Ok ragazzi, eccoci qui allo stadio comunale. Questo stadio qui ospita 5.000 persone ed è stato inaugurato nel 1947 ed è stato ristrutturato nel 2008 e nel 2019. È dotato di una tribuna che ospita circa 700 persone e un settore ospiti che ospita 500 persone. Il resto qua è tutto un gradinato. Io vengo qui ogni sabato o domenica a guardare partite del Bellinzona che io tengo. Ecco qua la mia maglietta. E niente ragazzi, andiamo al secondo stadio, cioè Vaduz. Eccolo qua lo stadio, Rhein Park Stadion. Ok ragazzi, eccoci qui arrivati allo stadio del Vaduz. Questo stadio qui ospita 7.838 persone, è uno stadio costruito nel 1938 ed è stato ristrutturato nel 2006. E questo stadio qui non ospita soltanto le partite del Vaduz, ma anche le partite della nazionale del Liechtenstein. E come si può vedere, ha i colori della bandiera del Liechtenstein. E adesso andiamo a Ville. Eccoci qui arrivati a Ville, adesso noi andiamo allo stadio. Eccoci qui arrivati allo stadio Bergholz di Ville. Questo stadio qui ha una capienza di 6.000 persone, è stato inaugurato nel 1963 ed è stato ristrutturato nel 2013. A Schaffhausen, adesso andiamo allo stadio e poi andiamo al campeggio. Ecco ragazzi, qua in fondo c'è lo stadio, il Wefox Arena. Da fuori sembra bellissimo, adesso noi vediamo se possiamo anche entrare. Ok ragazzi, ed eccoci qui arrivati allo stadio di Schaffhausen, il Wefox Arena. Questo qua sarà la nostra quarta ed ultima tappa di oggi. Questo stadio qui ospita 8.222 spettatori, è stato inaugurato nel 2017 e non ha fatto nessun tipo di cambiamento dentro lo stadio. È uno stadio che per me è bellissimo. E niente ragazzi, andiamo al campeggio. Arrivati al campeggio accanto al fiume del Reno, è un campeggio molto bello. Dopo mangiamo e dopo e forse anche mi farò un bagnetto. Ok ragazzi, abbiamo montato la tenda, adesso qua sono circa le 2:30, adesso noi andiamo a letto, domani partiremo presto per andare ad Aarau, a Neuchâtel, Yverdon e Losanna. Quindi niente ragazzi, andiamo a letto. Ok ragazzi, io sto facendo questo audio per via che noi non potevamo andare da Aarau a Thun per via che il tempo era troppo poco. Quindi io vi dico cosa a casa. Lo stadio di Thun ha 10.000 posti ed è stato inaugurato nel 2011. Finora in questo stadio non ha fatto nessun tipo di cambiamento. Le immagini che state vedendo sono le immagini del video che ho fatto 2 anni fa degli stadi della Swiss Super League.
Ok ragazzi, adesso noi andiamo ad Arau, allo stadio. Il cambio di qua è stato bellissimo, molto bello e niente, andiamo. Ed eccoci qui arrivati ad Arau, allo stadio Brooklyfield. Questo stadio qui ha una capienza di 9.224 persone. È stato costruito nel 1924 ed è stato ristrutturato nel 1980. A me piace come stadio, è fatto molto bene, anche qua la tribuna. Niente, andiamo a Neuchâtel. Ok ragazzi, ed eccoci qui arrivati a Neuchâtel, allo stadio della Maladier. Questo stadio qui ospita ben 11.997 persone, quindi circa 12.000, ed è stato costruito nel 2007 e non hanno fatto ristrutturazioni. A me piace dal fuori, il dentro abbiamo già delle immagini. Andiamo a Yverdon. Ed eccoci dentro Yverdon, adesso andiamo allo stadio. Ok ragazzi, ed eccoci qui arrivati allo stadio municipal di Yverdon. Questo stadio qui ha una capienza di 5.650 persone. È stato inaugurato nel 1989 ed è stato ristrutturato nel 2000. È composto da due tribune, una là e una qua. A me piace come stadio, è molto bello e niente, andiamo a Losanna. Eccoci arrivati allo stadio di Lausanne Sport. Ok ragazzi, ed eccoci qui arrivati a Losanna, allo stadio della Tullière. Questo stadio qui ospita 12.544 persone. È stato inaugurato nel 2020 e finora non ha fatto nessun tipo di cambiamento all'interno. All'interno è molto bello, questo qua è anche il mio secondo stadio preferito dopo lo stadio comunale di Bellinzona. Adesso noi ragazzi andremo al secondo stadio di Losanna. Andiamo. Ed eccoci qui arrivati al nostro ultimo stadio del road trip, lo stadio Olympique di Losanna. Questo stadio qui ospita 15.850 persone. È stato costruito nel 1904 ed è stato ristrutturato nel 1954 per ospitare 5 partite dei mondiali del 1954 in Svizzera. Io spero proprio che a voi sia piaciuto questo video. Se sì, io vi invito a mettere un like e iscriversi al canale. Niente ragazzi, ci vediamo con prossimi contenuti. Ciao ragazzi.